In occasione della rassegna internazionale del cinema arcologico, e in collaborazione con la Fondazione Museo Civico e con il MART, ho realizzato una installazione di arte contemporanea, sempre abbastanza particolare, all'interno del Teatro Zandonai della città di Rovereto. Non credo che sarei riuscito in un video così breve parlare in maniera esaustiva dell'opera e soprattutto non sarei in grado di approcciarmi dignitosamente a questi due grandi personaggi che hanno caratterizzato l'Ottocento italiano, Paolo Orsi, l'archeologo, e Margherita Sarfatti. Ecco che allora ho pensato di farmi aiutare da due illustri studiose. La dottoressa Barbara Maurina, responsabile della sezione di archeologia della Fondazione Museo Civico, nonché responsabile della rassegna internazionale del cinema archeologico, e Patrizia Regorda, che la dottoressa Regorda, che lavora al MART ed è stata impegnata nell'archivio della Sarfatti. L'archivio Orsi è un archivio di grandissima importanza non soltanto per la storia dell'archeologia, la sua importanza va ben oltre quella relativa al settore archeologico. È importante per ricostruire molti aspetti relativi alla storia sociale, politica e più in generale alla temperie culturale fra 800, fine 800 e primi decenni del Novecento. L'archivio infatti si colloca fra il 1881 e il 1932. È importante anche perché fanno parte di questi faldoni tutta una serie di lettere, non soltanto di parenti di Orsi, di suoi collaboratori e anche di semplici conoscenti, ma anche lettere di grandi personalità, di grandi protagonisti dell'archeologia e del mondo culturale dell'epoca. E recentemente abbiamo avuto l'occasione di leggere, trascrivere e pubblicare anche due lettere, una di pugno di Margherita Sarfatti e una della figlia Fiammetta. Sono due lettere nelle quali si ringrazia Paolo Orsi per il graditissimo dono di una serie di calchi di monete antiche. Il cofanetto donato da Paolo Orsi a Margherita nel 1930 è conservato nel fondo archivistico Margherita Sarfatti, conservato al MART, Archivio del Novecento. Il fondo è arrivato nel 2009 e contiene non solo cimeli come questo cofanetto, ma moltissima documentazione professionale e personale di Margherita Sarfatti. Ovviamente in una personalità di questo genere la sfera professionale è molto intrecciata a quella personale. Ci rispecchia le sfaccettature della sua personalità, come i moltissimi momenti della sua vita, così ricca di luci e di ombre, di successi, ma anche di drammi, come per esempio la perdita del figlio Roberto in guerra nel 1918. E il nostro archivio testimonia piuttosto il suo ruolo di promotrice delle arti, piuttosto che il suo ruolo sicuramente di primaria importanza nella crescita e affermazione politica di un personaggio come Benito Mussolini. Orsi dona a questa gentildonna di grande potere un piccolo omaggio
che ha una grandissima valenza culturale e rimanda a un vissuto antico, arcaico, che però ha luogo su un'isola del Mediterraneo, la Sicilia, probabilmente Siracusa. E questo suscita in chi riceve il dono dei ricordi, dei rimandi che sono ben esplicitati nella piccola lettera di ringraziamento che la Sarfatti fa a Paolo Orsi. Illustre senatore, che mirabile dono mi giunge da lei, non so come ringraziarla. Questa collezione delle più stupende monete che ella mi manda ravviva in me il desiderio di tornare a quella divina zattera lanciata sul mare di Sicilia verso l'Africa che è Siracusa. Grazie, illustre professore. Torno ora da Londra. Ecco perché le scrivo in ritardo. Voglia scusarmi. Presto il Senato la richiamerà a Roma e spero vederla. Affezionatissima sua, Margherita Sarfatti. Il cofanetto è costituito da una serie di calchi, fronte e verso delle monete. Abbiamo quindi in tutto 70 calchi di gesso applicati a questo cofanetto. Il tutto è corredato da un biglietto da visita di Paolo Orsi, datato 6 febbraio 1930, e da una lettera che è costituita da una breve descrizione di quanto contiene il cofanetto, cioè le diverse placche o tavole di calchi che sono divise per periodi storici. Sicuramente mi viene da pensare che, essendo Paolo Orsi stato nominato senatore nel 1924 e essendo Margherita dal 1925 molto presente a Roma, anzi si trasferisce a Roma per stare più vicino a Mussolini e sicuramente seguire anche da vicino le vicende della politica interna, così come della politica culturale, io immagino che due persone con degli interessi così affini abbiano avuto modo, tra appunto il 25 e il 1930, di frequentare gli stessi salotti culturali così come politici. Questo suscita in chi riceve il dono dei ricordi, dei rimandi che sono ben esplicitati nella piccola lettera di ringraziamento che la Sarfatti fa a Paolo Orsi e rimandano a quella dimensione mitica del Mediterraneo, a quella dimensione classica che fa parte della nostalgia di un'Italia antica, di un'Italia a me cara, perché non dimentichiamo che io sono di origini pugliesi. Ed è questo forse il mio attrattore principale. E il lavorare su Paolo Orsi non è altro che un ricercare attraverso la dimensione intellettuale, la dimensione culturale, quelle radici che fanno parte del mio sentire, del mio essere. Non è la prima volta che mi occupo di Paolo Orsi, anche questa volta. Anzi, direi che Paolo Orsi è stato un po' il personaggio, l'intellettuale che mi ha favorito nel debutto con la videoarte, perché più di 30 anni fa Museo Civico di Rovereto avevamo realizzato un'installazione dedicata proprio a Paolo Orsi in occasione del grande convegno su Paolo Orsi e il Mediterraneo e in occasione anche dell'apertura della prima edizione della rassegna del cinema archeologico.
Come qui si può vedere, in questo bellissimo cratere attico di proprietà della Fondazione Museo Civico, l'influenza che ha avuto l'archeologia e la Magna Grecia sull'arte è stata fondamentale. È stata fondamentale ed ha praticamente temprato generazioni di artisti dell'Ottocento, ma anche prima. Ma quello che a me interessava era proprio quest'idea della piccola copia, del calco, di questo calco in gesso che ha tanto influito su quello che è stato la formazione di generazioni di artisti, perché fin da quando si è cominciato ad apprezzare l'antichità, ma forse ancora molto prima, perché dobbiamo distinguere fra il calco e la copia esatta, e in quanto un calco è sempre una copia e una copia non necessariamente deve essere un calco. Pensiamo alle riproduzioni della scultura greco-antica in marmo da parte dei romani, eccetera. E il calco è una cosa che è molto intrigante ed è molto legato all'archeologia. È famosissimo l'esempio di Pompei, la drammatica vicenda di Pompei che ha lasciato sul terreno moltissimi morti, ma ci ha anche dato la possibilità di conoscere un segmento di civiltà come non mai altre volte. Margherita Sarfatti pubblica un articolo su Pompei. Tra l'altro, nelle carte del suo archivio ha testimonianza del suo interesse per Pompei, ma anche della sua importanza nei palazzi del potere. Sono presenti dei carteggi dove appunto si testimonia il suo impegno relativo a certe vicende degli scavi di Pompei, vicende che coinvolgevano personaggi come Spinazzola, Gentile, Croce, De Lorenzo e anche il Duce. L'articolo invece pubblicato da Paolo Orsi riguarda proprio le monete siracusane che poi fa riprodurre e i cui calchi vengono regalati a Margherita Sarfatti. L'altro elemento fondamentale che è appunto parte di quella poetica delle relazioni di cui si parlava all'inizio è questo atto del dono, perché che è anch'esso una grande ha delle grandi implicazioni di carattere antropologico. Pensiamo ai grandi studi sul dono delle popolazioni del Pacifico e al significato che ha il dono nella nostra cultura occidentale. Allora, come rappresentare in forma artistica il dono? La domanda che mi sono fatto. E ho pensato subito a che cosa significa portare, per esempio, delle rose ad una signora o magari dei dolcetti, dei cioccolatini. E la prima cosa che si fa, si cerca di infiocchettarli, di renderli più attraenti, più piacevoli, con delle carte, con delle veline, con dei fiocchi, con delle carte stagnole, no? Ed ecco che mi è venuto in mente che in fondo una delle forme di cortesia tipicamente italiane, tipicamente meridionali, è quella di offrire un tè, un caffè con dei dolcetti agli invitati, soprattutto nei momenti di socialità, di serenità. Ed ecco che l'idea di scambiare, di giocare sull'equivoco, di scambiare questi piccoli calchi di gesso con delle mentine, con delle piccole dolcetti di pan di zucchero, mi è sembrata un'idea molto divertente ed è stato l'unico approccio che mi permettesse di lavorare, come si diceva prima, senza entrare in concorrenza, senza diventare un piccolo scienziato
inadeguato, ma lavorare per solleticare l'intelligenza e la curiosità degli spettatori del festival e della mostra della Sarfatti che si teneva al Mart in quel periodo.